Partito Democratico esprime un giudizio sostanzialmente negativo sull'equilibrio di bilancio, estendendo tale valutazione a quasi tutta la politica economica e finanziaria messa in campo da questa amministrazione. Tale valutazione è dettata non soltanto da elementi di tipo tecnico, ma anche da un nostro essere opposizione, che impone su alcuni atti, e questo è uno di quelli, un atteggiamento rispettoso dei ruoli politici e del mandato elettorale conferito ad ognuno di noi, che ci colloca indiscutibilmente in contrasto con questa amministrazione. A tale proposito, qualsiasi atteggiamento equivoco e confuso la costituzione di gruppi dipendenti negli ultimi minuti, negli ultimi secondi, che comportano atteggiamenti equivoci in Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda non lascerà spazio ad alcuna valutazione interpretativa, ma rappresenterà una chiara assunzione di responsabilità politica. Il comune di Casoria è un comune strutturalmente deficitario, così come si evince dalla relativa tabella prevista dal decreto ministeriale del 24 settembre 2009. Fatto estremamente negativo e preoccupante per due questioni fondamentali. La prima, di carattere generale, conferisce al comune di Casoria per i prossimi anni, al di là dei parametri valutativi, uno status di comune non virtuoso che si sostanzia nell'incapacità per il nostro ente di attingere risorse importanti dal fondo perequativo, così come stabilito dal federalismo fiscale, unico strumento utile ai comuni del Mezzogiorno per attribuire il colpo derivante dell'applicazione dei costi standard che comporteranno meno risorse nel corso del tempo. Prego, consigliere Basso. Oltre a dare anche la beffa, quindi, non solo si eliminano i trasferimenti in base alla spesa storica, abbassandoli sensibilmente, soprattutto per i comuni del Mezzogiorno, che tra le altre cose si caratterizzano per un livello di spesa pubblica forse il più alto dell'Italia intera, ma si preclude anche la possibilità di attingere a risorse alternative e sostitutive, che nelle intenzioni rappresentano un elemento di equità tra i comuni, ma che nella realtà penalizza sempre di più i comuni del Mezzogiorno. La seconda ragione si evidenzia nell'analisi dei parametri deficitari e in particolare dal punto 2, volume dei residui attivi, e dal punto 8, consistenza dei redditi fuori bilancio. In merito alla problematica dei residui attivi, così come scrivono gli stessi revisori, è necessario evidenziare un insolito aumento degli stessi, passati da 2,5 milioni nel 2004 a quasi 10 milioni nel 2008. E fatto ancora più preoccupante è che la delibera di giunta numero 164 dell'11/10/2010, avendo ad oggetto di accertamento dei residui attivi e passivi da iscrivere in bilancio, è stata redatta in un palese contrasto con l'articolo 228 del testo unico, che qualifica l'utilità di sia accertamento condizione essenziale dell'iscrizione in bilancio, a differenza di quando scrivono i revisori, che testualmente cito: per ogni residuo attivo proveniente da precedenti esercizi eliminato totalmente o parzialmente, non è stata indicata esaustiva motivazione. Per quanto riguarda poi i redditi fuori bilancio, si evidenzia, così come emerge dal verbale di verifica di cassa 31/12/2009, una riserva per miglioramenti di circa
circa 2 milioni di euro, a conferma di una tendenza negativa di questa amministrazione, brava a formare debito e rallentare le procedure per il relativo riconoscimento, con evidenti aggravi di spesa e responsabilità contabili. La difficoltà di questa amministrazione e l'incapacità della stessa a mettere in campo politiche volte ad affrontare e risolvere queste due questioni fondamentali ai fini delle valutazioni deficitarie rende preoccupante e non poco la situazione. Il Collegio attesta inoltre che l'ente non ha provveduto entro il termine stabilito dal regolamento Continui, consigliere Vasco. Allora, si scende. Dicevo che il Collegio dei Revisori, tra le altre cose, attesta che l'ente non ha provveduto entro il termine stabilito dal regolamento, e vorrei su questo un po' di attenzione da parte dei consiglieri comunali, all'aggiornamento dei soggetti destinatari, sussidi, contributi e sovvenzioni, facendo intendere un'elargizione di risorse senza alcun criterio, forse anche discrezionale. Posso chiedere la cortesia di chiudere la porta d'ingresso della stanza di stanza? Cortesemente, consigliere, come se possono chiudere la porta anche dal fastidio. Come si vede che i consiglieri comunali che interessati a questo sono pochi, consiglieri comunali interessati a questo. Cortesemente, i consiglieri in aula devono stare seduti, e anche gli assessori che non hanno una sedia, quindi possono tranquillamente stare seduti. A noi ci appassionano più le costituzioni dei gruppi anziché parlare delle questioni serie della città, e questa è una dimostrazione. Dicevo, e nonostante questo avvertimento che hanno lanciato i revisori dei conti, l'amministrazione, anziché correre al riparo e mettere mano seriamente ad un settore, quello delle politiche sociali, che non riesce nemmeno a sfruttare i contributi per il fitto casa fermi al 2006, presenta una nota in sede di riequilibrio che tutti quanti di voi, insomma, abbiate stati a votare, dove chiede ulteriori 20.000 euro da distribuire sussidi e contributi. Una gestione economico-finanziaria quindi realmente negativa, così come appare fortemente negativa il rapporto tra comune e Casoli Ampiense, e non solo per la questione sollevata dal sottoscritto in Consiglio Comunale relativa al contenzioso tra comune e partecipata, che porterà o a formarsi un ulteriore debito con il bilancio o ad un'ulteriore ricapitalizzazione, essendo il comune socio unico, ma dell'incapacità dell'ente, così come evidenziato dai revisori che scrivono testualmente, cito di un preso, l'ente non ha adottato apposita relazione con la quale viene dimostrato il controllo analogo sui propri servizi, presupposto giuridico fondamentale per l'affidamento, ma anche perché a questa società su cui gravano, per l'amore della verità, consigliere Scarpelli, responsabilità del centro-sinistra, ma anche responsabilità del centro-destra, non è stato mai chiesto un piano industriale in grado di rilanciare e rendere più competitiva la società. Non è stato mai chiesto un piano di contenimento della spesa e razionalizzazione dei costi in grado di renderla più efficiente ed efficace. Rispetto a tutto questo, il Partito Democratico non ravvisa nessun cambiamento o inversione di rotta, tranne che per i 100.000 euro appostati per nominare in analizie, somma che effettivamente sembra spropositata rispetto alla reale esigenza. E il Partito Democratico dichiara il suo voto contrario non solo al deficit di bilancio, ma anche ad un modo di fare politica per il senso non rispettoso dei partiti e dei consiglieri comunali. Il
Partito Democratico diviene subito contrario ad un sistema anomalo, fuori dalla realtà, il cui responsabile principale non può essere che il sindaco Ferrara. Consentitemi inoltre un'ultima considerazione su alcuni degli interventi consumati ieri in Consiglio Comunale, e mi riferisco a quello fatto dal mio amico, il Presidente,